Tutti amiche e amici di Anna in Cucina, eccoci qua con una nuova ricetta. Comunque, come vedete qua, ho tutti gli ingredienti, ora non so cosa andrò a fare. Farò dei petti di tacchino, in padella, con questi prodotti che ora vi elenco. Allora, eccole là, della farina, un po' di vino, non molto, dei capperi dessalati, 5-6 pomodorini che volete mettere voi, mezzo spicchietto d'aglio, dei pinoli, prezzemolo già tagliato, pepe facoltativo se lo voglio mettere o no, sale e olio. Io qui ho già tagliato tutto a tocchetti i petti, ora li andrò a passare qui nella farina. Intanto mettiamo l'olio. Ecco, mettiamo tutto quello che ho nella bottiglia, se occorre prendo un'altra bottiglia d'olio, questo l'olio. Ecco qua, questo basta, non facciamo molto grasso. E voilà. Mettiamo qua la bottiglia. Ora prendo un altro piatto. Metterò il pollo che ho passato con la farina e poi andrò dopo a soffriggere un pochino. Passiamo bene bene della farina. Poi togliamo un po' l'eccesso. Questi erano 4 petti di tacchino, si può fare un petto di pollo come desiderate a vostro piacimento. Io preferisco il petto di tacchino perché è un po' più polposo e più tenero, perché il pollo rimane sempre un po' più secco, più stoppaccioso. Io prendo sempre questi, sempre i petti di tacchino. Certo, se non li trovo prendo anche quelli di pollo, però gradisco di più questi di tacchino. Thank you.
siamo nel questo, deve essere proprio bene bene coperti dalla farina, ecco qua. Allora andiamo a soffriggere una padella, e qui prendiamo la mano. E vedete come i fornelli. Aspettiamo che caldi un po' e poi andrò a inserire i bocconcini di pezzi di tacchino. Mi avvicino gli ingredienti. Allora, mettiamo sopra il caldo, sì, è caldo, e mettiamo i nostri bocconcini. Facciamo così, facciamo prima tutti insieme. E poi distribuiamo bene bene in padella. Facciamo sigillare bene bene e poi dopo mettiamo un po' di vino. Passate leggermente così vedete meglio la padella. Devo mettere un altro goccino d'olio, perché questo è pochino. Prendo la bottiglia. Thank you.
bene, ma niente, no. Mi sembrava giusto, invece no, è un po' pochino. Vediamo i nostri bastoncini. Mettiamo un po' la fiamma. Quando girati tutti si sfumano come prima. Facciamo leggermente, no, non ci asciugano più, eh. Ora asciugniamo con il vino, ma proprio due dita di vino, non molto. Lasciamo evaporare e poi mettiamo tutto il resto degli ingredienti, eh. E attendiamo che si asciughi bene l'alcol. A questo punto possiamo mettere il sale. Il pepe. Io lo metto, ma va detto che è stato il carica molto, poi mettiamo i capperi, mettiamo l'aglio, io metto mezzo spicchio, ne metto. Passiamo, questo sarebbe il fatto di pollo alla mediterranea, mettiamo i pomodorini, per i grandi li tagliamo in più parti. Se non avete i pomodorini potete mettere anche un po' di salsa, di passato di pomodoro.
Metto qua. Sfogliamo, poi rimane di da mettere pinoli e prezzemolo. Andiamo di sale. Bene. Un po' di pinoli, perché li regolate voi quanti ne volete mettere. Ecco qua, io ne avrò messo una manciata, eh. Vedete? Vedete? E tra poco mettiamo anche il prezzemolo. Ora accompagnerò con un motore fatto a spezzo, la roba caprese, con la mozzarella e la scena pronta. Ecco, questo mito è pronto, eh. Questo è cotto, mettiamo un po' di prezzemolo. Mescoliamo. Lo lasciamo per decorazione. E ora lo andiamo a impiattare. C'è un profumino, mamma mia, che profumo. Ecco qua. Terminiamo un po' di prezzemolo sopra. Ancora due pinoli messi così sopra. Ecco qua amiche, il piatto è pronto. Vi faccio vedere la riuscita del piatto.
Ecco qua. Guardate che meraviglia, veloce, velocissimo, che abbiamo messo in 10 minuti, questo è il tempo. Ecco qua, e c'è profumo di quelle proprio, mamma mia, meraviglioso. Guardate i bei colori, sostanzioso, e fatelo perché è buonissimo. Vediamo un po' come è uscito fuori. Mamma mia. Buono. Una bontà spettacolare. Con questi sapori dei capperi, pomodorine, mamma mia, buono. Vi invito a fare questa ricetta, un po' di sughetto, qui ci si inzuppa il pane. Bene, io ho finito, questa sera è tutto, guardate un po', che bellezza e che bontà. Ciao amiche, buona cena a tutti e buon fine serata. Ciao! Amiche, come vi dicevo, ho fatto due pomodori conditi con due mozzarelle tagliate a fettine sopra e quindi semplicemente con olio, sale, pepe e pasta. Non ho messo altre cose. Questo è tutto. Ciao ciao, buona serata.